Coach Baldovin, Padova non era partita bene, poi è riuscita a rientrare in partita, ha tenuto bene il campo, è mancato pochissimo per portare la partita al tie-break. È mancato poco, è vero, però purtroppo alla fine il risultato no, ci ha fatto andare a casa ancora con 0 punti, per cui vuol dire che dobbiamo migliorare, sistemare alcuni momenti di pausa, che chiaramente non possiamo partire con dei break così importanti, soprattutto il primo set su quella rotazione, sulla P6 dove abbiamo lasciato il set, e lì dobbiamo assolutamente migliorare, dobbiamo anche trovare un po' di più continuità quando facciamo delle cose fatte bene, poi spesso inciampiamo, poi magari sbagliando il servizio dopo che siamo riusciti a fare break. L'impressione è che stiamo ritornando a giocare ad un buon livello, però non è ancora sufficiente per battere una squadra come Monza. Adesso altra trasferta per Padova, Vibo Valentia. Alla luce di quello che si è visto nelle ultime 2 partite, secondo lei cos'è la prima cosa da dover fare? Ma niente, continuare su quello che stiamo facendo, non aver paura di giocarcela mai, giocarcela sempre a viso aperto. Abbiamo 2 settimane di tempo per preparare la partita, quindi cercheremo di lavorare bene. E certo, dispiace perché insomma portare a casa qualcosa stasera sarebbe stato bello. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.